Buonasera a tutti. Questa sarà il sesto, la sesta lezione sui modelli lineari per la classificazione dei supporti Vector Machine. Ed è una lezione forse la più diciamo complessa o articolata di tutto il corso. La prossima settimana faremo un question and answer su Skype. Segnatevi su Telegram per avere il link o Comunque cercheremo di metterlo a iscriverlo anche qui su YouTube. Nel question and answer, eh, potrete farmi tutte le domande che volete e farmi vedere anche i vostri progetti e i lavori fatti durante, diciamo durante queste prime selezioni. E adesso andiamo alla lezione vera e propria. Ah, ehm, Aggiornamento tecnico: su GitHub ho messo, adesso sto mettendo le dispense in formato PDF che avranno la struttura sulla sinistra, come vedete anche qui a schermo. Quindi avrete l'avvantaggio di poter consultare tutto come se, fosse, come se fosse un libro. In questa puntata parleremo, come vi ho detto, di classificazione. La classificazione. E classificazione fatta con i modelli lineari la classificazione come ricorderete è trovare dare delle etichette a degli oggetti quindi descrivere ad esempio ad essere un modello affinché riconosca ad esempio cani oppure, oppure gatti obiettivi discreti quando l'obiettivo e il target invece è continuo parliamo di regressione ok allora, nel caso della classificazione lineare, lineare pardon, facciamo passare ad esempio se lo spazio delle nostre feature. In questo caso abbiamo due feature, x, y, e i, palletti rappresentano, i pallotti rappresentano i nostri esempi, che sono divisi in due classi, ovvero alcuni sono identificati hanno dei target, hanno delle etichette blu altre hanno delle etichette rosse. Qual è un modello di classificazione lineare? In questo caso binario perché abbiamo due classi, abbiamo solo due animali e non 10, 100 o 1000, ok? Da distinguere. E sostanzialmente consiste nell'addestrare un decision boundary, una linea, che divida i punti, ok? Il modello più semplice che possiamo immaginare che faccia questa cosa può essere scritto in questo modo, come con la funzione segno, in pratica con i pesi Wx moltiplicati per le feature X, ok, scusate, ok, più il bias beta. Individuiamo quello che è la nostra retta, o piano o iperpiano, ok? Cioè una combinazione lineare delle feature per opportuni pesi. Adesso vi ricordo anche che in alcune eh, diciamo edizioni, ok? Non scriveremo ad esempio il bias B, ovvero l'intercetta della retta ma la considereremo come un qualsiasi dei pesi eh, della nostra combinazione lineare. Si fa spesso, ok? Però per spiegare la classificazione binaria, o comunque i metodi di classificazione, per chiarezza la indichiamo. Quindi abbiamo i nostri coefficienti angolari, w, i, x, eccetera, ok? Abbiamo i nostri coefficienti angolari e il nostro bias, in modo molto molto semplice. Questa è la somma sulle feature e dopo che abbiamo scritto questa combinazione lineare, ovvero l'equazione no della nostra retta, a seconda se siamo nel semipiano, in questo caso supponiamo che i pesi siano positivi, ok? Allora, questo sarà il semipiano positivo e questo sarà il semipiano negativo. Ad esempio, se B è uguale a 3, okay? sostituiamo, uh, in questo caso B, sì, B è uguale a 3. Okay? Qui facciamo passare i nostri assi. Okay? Ad esempio, questa qui potrebbe essere la retta y uguale per x uguale a 0, la nostra intercetta, ad esempio, è 2, più un coefficiente angolare abbastanza elevato, per esempio 4x col segno meno perché l'inclinazione è negativa, come sappiamo dalle superiori, diciamo. Okay? In questo caso il coefficiente angolare qui è negativo. E il, semipiano, il, semipiano, cioè il piano viene diviso in due semipiani, in questo caso questo positivo e questo negativo. Se ad esempio il coefficiente angolare fosse positivo, sarebbe viceversa. La dimostrazione è proprio semplice: basta sostituire il punto. Per esempio, sostituiamo un punto qui. Okay? Per esempio, il punto 3, 2. Al posto della x metto 3, avrò meno 12, 2 in questo caso il, sarebbe y uguale a, 2, uguale a 2, qui abbiamo meno 10 e questo è 2, ok, quindi abbiamo questa disuguaglianza qui. E questo, in qualche modo, ci definisce qual è il semipiano positivo e qual è il semipiano negativo. Comunque, questo è il nostro modello nella sua semplicità. Quindi basta vedere il segno di questa combinazione. Come abbiamo visto in forma matriciale possiamo scrivere questa stessa cosa come il prodotto fra W trasposto, la matrice, in questo caso il vettore colonna eh, dei pesi, il vettore riga dei pesi, e X è la matrice, il vettore colonna delle feature. O come facciamo più spesso, se scriviamo le feature ok, in riga ma il vettore dei pesi sarà questo, ok? Molto molto semplice. Benissimo. Allora, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, trovare il modello, trovare i pesi, ok. Eh, che eh, ci danno questa retta. Che separa le due classi e qui va ad addestrare il modello, ok? Nelle lezioni precedenti, abbiamo visto che la tecnica per fare questo è scrivere una loss, okay? ovvero una funzione da minimizzare, una scelta abbastanza naturale sarebbe andare a contare tutti i successi e tutti gli insuccessi in tutti i possibili orientamenti della retta e massimizzare o meglio minimizzare in questo caso il numero di insuccessi okay? questa è l'espressione che ci dice conto tutte le volte in cui il segno che ho stimato è sbagliato e minimizzo questa quantità okay? questo approccio è molto problematico è problematico perché la funzione che stiamo minimizzando qui sarebbe questa funzione in giallo, la funzione 01Loss, una funzione che quando okay, la nostra eh, funzione è stata indovinata, okay? ovvero quando il, la classe è stata indovinata dal nostro modello, fa 0. Quando invece è stata sbagliata, mi segna 1 okay? e quindi la conta. Questa funzione non è una funzione convessa. Quando minimizziamo una funzione che non è complessa e che non è convessa, abbiamo un problema di ottimizzazione completo, molto complicato. Dobbiamo fare una ricerca esaustiva di tutto lo spazio dei parametri. Mentre, come abbiamo visto la settimana scorsa, i metodi lineari che utilizzano una loss quadratica o anche quella con termini magari in valore assoluto sono loss, sono dei problemi convessi che si risolvono molto semplicemente. Addirittura la regressione lineare ha direttamente la sua soluzione. Okay? la sua formula risolutiva netta. O comunque in generale, qualsiasi sistema, un problema convesso, può essere risolto con qualche sistema di ottimizzazione, tipo il gradient descent. Ok. Che vedremo nelle prossime puntate. Dato che la funzione non è convessa, cerchiamo di sostituirla con una funzione che invece è convessa che ci dia le stesse proprietà, e le so funzioni che vengono utilizzate solitamente sono due o la log loss, questa curva continua, o la hinge loss. Da cardine in inglese, che è questa spezzata. Queste funzioni approssimano la fu nostra funzione ingenua 01 dall'alto, ok? E danno delle proprietà in realtà molto interessanti, ok? A quelle che saranno due tecniche differenti di classificazione. Dalla lo loss nascerà la logistic regression, che ha una base statistica, ok? e quindi in qualche modo eh, vedremo modella la probabilità di azzeccare o no la nostra classe in classificazione. L'angel loss invece definisce un margine, cioè finché sono, diciamo che eh, supponiamo che abbiamo il nostro margine, la nostra frontiera qui in 1, se abbiamo valori superiori a 1, la hinge loss è 0, quindi non ci sono errori quando invece supero questo valore di 1, la nostra loss di tipo inglese cresce linearmente, cioè tanto più sbagliata è la classificazione, tanto più mi allontano da questo valore. È una proprietà molto comoda. Okay? La hinge loss definisce una tecnica che si chiama la tecnica del margine. Adesso vedremo tutti e due gli approcci. Allora, iniziamo dalla logistic regression. La logistic regression si chiama regression, però in realtà, come abbiamo appena detto, è una classificazione. Ok? Quello che regredisco è la probabilità attesa della classe, o più, precede, o più precisamente, le odds della classe. Quando vado a fare una scommessa, mi danno. Che ne so, la Juventus contro la Roma 1 a 10, ok? Le odds sono i rapporti di essere, date i miei valori, eh, data la mia conoscenza, ok? Queste sono probabilità condizionate, la probabilità di essere in classe 1 piuttosto che in classe meno 1, ok? Il rapporto fra le probabilità delle due classi. Questo rapporto logaritmicamente. Decido, ok, lo pongo uguale a una rappresentazione lineare, ok? Omega t x più b, che è esattamente la forma lineare che ci aspettiamo dai classificatori lineari. Perché faccio questo? Qual è il trucco? Il trucco è che mh, invece di fare la minimizzazione, come ce la immaginiamo, della loss come funzione dei parametri omega, la loss la consideriamo come funzione proprio della funzione di decisione omega tx più b, okay? che sappiamo essere una retta. Quindi noi costruiamo la nostra loss in modo che sia convessa perché la funzione esterna è convessa e che abbia un decision boundary lineare perché è l'argomento della funzione. Ok? Quindi... La probabilità uguale al decision boundary. Elevando all'esponenziale da tutte e due le parti facendo due passaggi, ottengo che posso scrivere la probabilità di essere in classe 1, per esempio di essere blu, in questa forma. E questa forma è nota in analisi ed è la forma di un'equazione logistica. E questo grafico qui sulla destra. Ok? Note la proprietà della logistica. La logistica è limitata fra 0 e 1. Potete vedere fra 0 e 1 e supporto tutto R. Ok, quindi è definita su tutto R. E sostanzialmente questa cosa qui, limitata fra 0 e 1, è proprio un buon candidato per essere una probabilità. A questo punto utilizzo i metodi imparati nei corsi di statistica. Se ho una probabilità, posso scrivere quella che si chiama funzione di massima verosimiglianza facendo il prodotto di tutte le possibili probabilità di avere ogni elemento, cioè ogni campione in, con quel valore. Okay? Il principio di massima verosimiglianza ci dice che la scelta più logica dei parametri è quando questa funzione prodotto di tutte le probabilità è massima. Ora con qualche passaggio facciamo il prodotto di tutte queste p, per semplicità ne facciamo il logaritmo, che rende il prodotto più maneggevole da utilizzare, perché il logaritmo del prodotto è uguale alla somma dei logaritmi. Dopodiché eh, trasformo la massima verosimiglianza in minima verosimiglianza passando invece di, da P a 1 su P e ottengo questa. questa è, dopo tutti questi passaggi, diciamo, il succo, e che sono tutti passaggi statisticamente fondati, posso scrivere una nuova loss, log esponenziale, eccetera, che ha al suo interno il nostro decision boundary. Okay. Quindi, la logistic regression è una tecnica di classificazione basata sul calcolo delle probabilità della statistica che ha un decision boundary lineare che è proprio quello che ci aspettavamo dall'inizio. Okay? L'abbiamo costruita così. Ora, nelle applicazioni, invece di utilizzare. La logistica regression la lascio in questa forma, abbiamo già visto nella puntata precedente che per ridurre l'impatto del rumore, magari preferisco regolarizzarla. E da qui nascono, ok, i termini, vi ricordate, questa è la regolarizzazione in Ridge e questa è la regolarizzazione in Lasso, i termini regolarizzati, comodi. Ora, dato che diciamo, il nostro corso si basa su Scikit-Learn, no? andiamo a vedere come è implementata questa cosa su Scikit-Learn. Vi ricordate che eh, quando abbiamo una regressione rigio-lasso, di solito i termini correttivi, i termini dei pesi, i termini di regolarizzazione, sono moltiplicati per un fattore alfa. Qui, per motivi storici, invece il fattore alfa si chiama C ed è davanti, al termine di classificazione, in pratica, C è l'inverso di alfa. Okay? E anche perché praticamente, invece di fare le norme correttamente, fanno le somme al quadrato, queste quantità crescono con il numero dei campioni. Ok, e quindi magari C deve essere diviso per essere eh, diciamo, indipendente dal numero di campioni, deve essere diviso per il numero dei campioni. Comunque, l'idea è che. Invece di avere il parametro qui sulla destra, ce lo abbiamo a sinistra. Andiamo a vedere qual è l'effetto di questo parametro di regolarizzazione. Allora, l'effetto principale è come possiamo immaginare, cioè il contrario di quello che succedeva con il caso di regolarizzazione nel caso della rigida della lasso, semplicemente perché c è 1 su alfa. Okay? Praticamente piccoli c mi danno un grande effetto di regolarizzazione, grandi c mi danno poca regolarizzazione. E questa cosa si può vedere a braccio, poi specificheremo meglio, dicendo che piccoli c risentono poco dell'influenza di punti singoli okay? vedete qui praticamente questo punto rosso e questo punto blu sono visti poco dalla frontiera, dal boundary mentre per grandi C il boundary si avvicina ai punti più incerti okay? grande regolarizzazione trascura il rumore Piccola regolarizzazione, quindi grande C, considera il rumore, rischio di overfit come abbiamo visto. Ok? Quindi possiamo dire che a piccoli C, piccoli C limitano l'influenza dei singoli punti. Okay? Altra riflessione, una riflessione che non troverete spesso nei corsi. La reg eh, regressione logistica è straordinariamente buona. Okay. viene utilizzata molto spesso in industria per la sua semplicità fino a pochi anni fa veniva utilizzato per classificare ad esempio insieme ad altre strutture per fare classificazioni anche di testi dove il numero di feature è dell'ordine delle 10.000 feature quindi è molto robusta in quel senso poi è molto interpretabile come vedremo fra un po' Perché in qualche modo è una retta e i coefficienti da, di ogni termine della retta, i coefficienti davanti a ogni feature, ci dicono quanto è importante quella feature per la classificazione. Che è la seconda cosa importante della regressione logistica, ovvero la regressione logistica è un metodo intrinsecamente spiegabile. Okay? Come è scritto anche con il libro che ho scritto insieme a Leonidio e a Gianfagna, che dovrebbe uscire questo mese per la Springer, e poi è insospettabilmente accurata. Spesso, ai fini pratici, una regressione logistica è meglio di una rete neurale, perché la regressione logistica ha bisogno di meno samples per essere addestrata, è più semplice, poi perché a differenza della regressione lineare, che ricordate prevede che i, i residui, eh, quando io vado a fare la regressione lineare, mi aspetto che siano distribuiti gaussianamente, invece la regressione logistica che nasce in qualche modo da questa ipotesi, okay, è giusta su una classe più ampia di esempi piuttosto che quelli. Utilizzati nella regressione lineare. Okay? adesso non posso entrare tecnicamente nell'ambito, però, diciamo che la forma dei residui può essere più ampia, ci possono essere più scarti, molto più noise eh, viene considerato correttamente dalla reg eh, regressione logistica. Ok, quindi è insospettabilmente buono. A questo punto. Ciao Alessandro, ciao Mario. Vi ricordo che se volete farmi delle domande, magari scrivetele già da adesso. Perché con il lag che c'è fra la registrazione e io che leggo le domande, eh, passano anche un paio di minuti prima che leggo le vostre domande, come se io fossi su Venere, ok? Ok. Adesso parliamo di un'altra tecnica di eh, classificazione. Che sono le Support Vector Machine che costruiremo per step per gradi. Support Vector Machine fino a 5 anni fa erano ma anche vabbè, fino a 10 anni fa in realtà, poi diciamo fino al 2015. Ok? Fino al 2000, e in realtà fino al 2014-15 erano considerate in non plus ultra del machine learning. Ok? Perché sono delle. ci permettono di fare la transizione tra i modelli lineari e i modelli non lineari e vedremo come questa cosa avviene passo per passo. Però, intanto, introduciamole. introduciamole e introduciamo l'idea delle support vector machine. Le support vector machine si basano sui vettori supporto e il massimo margine. Che cos'è questa cosa? In pratica, invece di considerare il nostro decision boundary come solo una retta, noi consideriamo la retta e la distanza fra i punti più rappresentativi delle classi. E noi scegliamo la retta come quella che massimizza questa distanza, ci dà il massimo margine. La distanza fra questa retta shiftata e quest'altra si chiama margine. Ok? Quindi la support vector machine è un modello, in questo caso lineare, che massimizza il margine. Che proprietà ha questo? Intanto la massimizzazione del margine. Non è altro che massimizzare l'altra funzione di loss di cui vi ho parlato, la hinge loss. Ok? Perché sostanzialmente questa espressione qui è quella del max fra 0, 1-y e così via, niente altro che l'espressione della hinge loss. Ok? Dentro al margine, perché? l'espressione del margine perché dentro il margine ho chiesto che questo valore è più piccolo di 1 ok e fuori dal margine ce l'ho che è 0 finché è 0 supponendo la classificazione corretta sto in condizione di loss 0 quando supero questo valore, il mio 1, inizia ad aumentarmi la loss linearmente. Ed è proprio quello che succede nella log loss, nella, pardon, nella hinge loss. Ok, inoltre facendo due conti, due conti della serva, Ok, queste espressioni riguardate spesso e volentieri, cercate di farvi l'idea con un classico modello bidimensionale. Vediamo che la distanza fra questa retta e quest'altra, queste due rette sono indicate in questa espressione, non è altro che il valore del peso, cioè il valore eh, del peso in modulo, nella norma di omega che moltiplica x non è altro che 2 diviso la distanza fra queste due rette ok? vabbè, lasciatemelo passare in realtà si dimostra subito più piccolo è omega è w, perdon più ampio è il margine perché sono inversamente proporzionali quando aggiungo il termine c ovvero il termine di regolarizzazione, supponiamo un termine ridge. Succede questa cosa particolare, passiamo da questo che è l'approccio di massimo margine a un approccio soffice regolarizzato. Allora, vi ricordo che la distanza tra queste due rette è sempre 2 diviso la norma di w. Succede che sostanzialmente con C uguale a 0.1 ricordate sono meno influenzato dai singoli punti che il margine si allarga inglobando più punti questo che cosa vuol dire a margine più ampio corrispondono pesi più piccoli corrisponde un metodo più regolarizzato corrisponde una maggiore resistenza al rumore è chiaro una proprietà molto carina delle support vector machine è che per dare una decisione su dove si trova il decision boundary io a differenza del knn non vedo tutti i punti tutte le istanze memorizzate mi bastano pochi punti in realtà solo i punti di supporto ok solo i vettori di supporto che sono quelli Diciamo più vicini al decision boundary. Nel caso delle, del soft margin indotto dalla regolarizzazione con il termine, per esempio: Ridge: molti punti di supporto entrano dentro il margine, quindi considero più punti per prendere la mia decisione. Ok, quindi sto pesando in qualche modo sto facendo una votazione fra i vari punti, ok? E questa, vabbè, è l'espressione della, della mia support vector machine regolarizzata, ok? O con il termine L2, il termine rigio, o il termine L1, che è quello di... vabbè, quello all'asso okay. questa invece era l'espressione, notata la differenza fra della logistic regression come vedete cambia solamente come abbiamo detto già dall'inizio cambia solamente l'espressione della loss l'argomento all'interno della loss è sempre il nostro decision boundary lineare okay? quindi paradossalmente potrebbero dare anche gli stessi risultati, però in pratica derivano da concetti molto differenti, ok? Quindi la differenza fra l'uno e l'altro è apparentemente solamente la scelta della loss. In questo caso la log loss, in quest'altro caso la inch loss. Quale delle due uso? Allora, tipicamente, dato che la logistic regression nasce dal calcolo delle probabilità, se ho bisogno di stimare le probabilità uso la logistic regression. Se non ho bisogno del calcolo delle probabilità, potrei utilizzare la support vector machine. Che in realtà vedremo. Stiamo parlando adesso di support vector machine lineari, ok? Che hanno deciso un boundary lineari. Poi vedremo come support vector machine fanno un salto di qualità infinito. Okay? Però i support vector machine hanno sempre la caratteristica di essere più robuste al rumore. Okay? Però anche i support vector machine possono dare, utilizzando una tecnica che vedremo in un'altra lezione che si chiama calibrazione, potrebbero darci delle probabilità. Quindi, volendo, potremmo ripescare i support vector machine anche per darci le eh, probabilità. Okay? e poi se abbiamo bisogno di modelli più compatti e più eh, interpretabili vi ricordo di usare il termine L1 che annulla più W possibili, più pesi possibili e quindi dà una soluzione sparsa adesso passiamo a una... dopo che abbiamo visto le due tecniche le due regressioni lineari la logistic regression e la support vector machine lineare ci andiamo a porre un altro problema. Fino adesso abbiamo visto la scelta fra due classi binarie, cani e gatti. Okay. Che facciamo se ne abbiamo tante di classi? Ci sono due tecniche. Una si chiama una classe contro tutte le altre e un'altra si chiama una classe contro una classe. Quella più utilizzata è una classe contro tutte le altre. Vedremo anche eh, nelle reti neurali. Mentre una classe contro un una classe ha una logica che, comunque, molto carina è importante sapere. Okay. Allora iniziamo da una classe contro tutte le altre. L'idea è quale? È? Sostanzialmente confrontiamo. Mettiamo che abbiamo quattro classi. Facciamo un classificatore che divide una classe dalle altre tre. Un classificatore che divide una classe dalle altre tre. Un, altro, un classificatore che divide che la classe 3 dalle classi 1, 2, 4. E un altro che divide la classe 4 dalle classi 1, 2, 3. Ok? In generale ho n classificatori binari, uno per ogni classe che sto vedendo. E ognuno gioca su tutti i dati. Il problema è che, come vedremo, eh, la cosa è abbastanza sbilanciata. Perché supponiamo che ci siano lo stesso numero di oggetti in ogni classe. Qui abbiamo una classe con il 25% degli oggetti e una classe con il 75% degli oggetti. Vedremo che questa cosa che si chiama classi sbilanciate è abbastanza antipatica. Ok? Allora. Quello che facciamo è andiamo a prendere dopo che facciamo tutte queste cose la classe con il punteggio più alto. Ok? Andiamo a vedere fra tutti i classificatori quello con punteggio più alto. E questa tecnica ci divide le classi, che sono tre in questo grafico, in tre, utilizzando sostanzialmente delle delle frontiere lineari okay? che convergono tutte in questo punto è una cosa tipica della one contro tutti la one contro one invece fa un altro approccio fa tutte le possibili coppie di classificazione però non una per ogni oggetto ma un classificatore per ogni possibile coppia. Quindi, in particolare, se ho n classificatori, avrò n per n-1 diviso 2 classificatori binari. Qui invece ne avevo solo n, ok? 1, 2, 3, 4. Qui ne ho 4 per 3 diviso 2, ok? Che in questo caso fa 6, però la quantità cresce quadraticamente, quindi immaginate che con un numero di classi il 1 on one da una quantità enorme di lavoro in più da fare la differenza adesso invece di andare a vedere la singola quantità chi prende tutto è andare a fare una votazione fra il responso di ogni singolo classificatore fra due cioè classifico usando tutti i classificatori e poi conto quanto spesso ogni classe viene predetta quella che viene predetta più spesso è l'output. Questo One on One è un altro esempio di ensemble, come vedremo eh, in un'altra lezione. Cioè i vari predittori insieme si va a vedere, ognuno che dice si fa una votazione per ottenere un approccio più ragionato. Diciamo che One on One, anche questo è un approccio euristico, alla risoluzione del problema una volta che ho so come fare la classificazione binaria, però è un approccio in qualche modo più raffinato dell'altro, però richiede molto, molto più lavoro. Confronto fra i due, uno contro il resto, uno contro uno, qui ho n classificatori, qui sostanzialmente ne ho n quadro o no qui viene addestrato su sottoinsiemi bilanciati, sottoinsiemi sbilanciati. Questo mantiene un po' l'incertezza, qui non propaga l'incertezza nella votazione, perché considera tutti i possibili diciamo eh, esiti. Da qui, da questo problema, diciamo, eh, da questi due approcci nasce quella che viene utilizzata più spesso un, invece di considerare la predizione a 2 alla volta e poi estenderla provo a scrivere direttamente la loss con n classi di predizione e quindi modifico questa è l'idea di fare un modello probabilistico in molte classi modifico la scrittura della loss cioè della nostra probabilità Proprietà come proprietà degli odds, okay? Scrivo la ros per diverse classi. Okay? E una volta che scrivo questo è analogo a quello che poi sarà il softmax delle reti neurali. E una volta che scrivo questo, mi accorgo che la regola finale di predizione altro non è che la stessa che già sappiamo in one verso rest. Okay? Quindi questa in qualche modo è giustificata anche dal fatto che se considero un approccio multiclasse usando quella che si chiama regressione logistica multinomiale, io ottengo questa, nel senso che la regressione logistica mi dà questa. Okay? L'estensione a molte classi della regressione logistica mi dà questa mentre l'estensione della, della classificazione lineare non di una logistica ma di una support vector machine non si generalizza direttamente a questa e spesso viene considerata quest'altra. Okay? Perché i teorici del support vector machine sono più puntigliosi, diciamo a tutta. In realtà si usa quasi sempre questa e questa solo in casi particolari. Ok, allora che succede in scikit-learn? Pardon, scikit è scritto male. Eh, se volete fare la 101 on dovete utilizzare il comando SVC, che è l'unico che fa 101, on tutti gli altri utilizzano la 1 contro il resto. Ok. Se volete utilizzare la logistica regression con in forma multiclasse, lo specificate. E niente. Se, utilizzate, se volete avventurarvi, a, ma lo vedremo in un'altra lezione, a utilizzare la support vector machine, mentre la logistica regression per darci probabilità, basta che utilizzate il metodo predict proba. Per farci uscire le probabilità dal Support Vector Classification da SVC, dobbiamo scrivere probability true, sembra che siano due comandi banali. In realtà, questo è codificato in modo lineare logico dalla definizione di logistic regression: cioè, basta fare il rapporto degli output, dato che la logistic regression in output mi dà direttamente la probabilità. Mentre la support vector classification non dà probabilità, da numeri. E passare da, da numeri a probabilità c'è cioè bisogno di fare un'operazione un che si chiama calibrazione, che vedremo in un'altra lezione. E questo fa la calibrazione internamente con un metodo del tutto arbitrario che potrebbe essere anche scorrere. Ok, vediamo adesso di essere più pratici. Qui mh, apriamo l'Iris dataset, uno dei più famosi. Vediamo che l'Iris dataset è formato da 150 esempi con 4 feature. Ricordate la lunghezza del petalo, la lunghezza del sepalo, la larghezza del petalo, la larghezza del sepalo. Queste sono tre classi. Andando a contare la numerosità di ognuna delle classi, sono bilanciate una da 50, una da 50, una da 50. Con questo comando definisco la logistic regression e fa, ne faccio il fit. Con questo definisco la linear support vector machine in classificazione e ne faccio il fit. Ah, mh, linear SVC ed SVC sono due comandi differenti. In Scikit-Learn sono implementate due modalità di supporto Vector Classification. SVC è più generale, vedremo si specifica il kernel dentro, e posso specificare un kernel lineare, vedremo fra un po' che cosa sono i kernel. Se faccio SVC col kernel lineare, faccio 101. Se invece faccio linear SVC, faccio SVC col kernel lineare, però lo fa utilizzando il one versus rest, ok? E quindi è molto molto più veloce. La linea SVC è molto più veloce perché non deve fare tutti i paragoni uno a uno, a coppia. ok? Ma lo fa uno contro tutti. E qui ha fatto gli addestramenti con gli output, ok? Vi ritorno indietro prima di farvi vedere quella cosa. Abbiamo visto sostanzialmente che ci sono due, forme, due algoritmi di classificazione lineare, e quando dico lineare intendo dire che hanno i decision boundary lineari, dividono una classe da un'altra con rette o in più dimensioni, piani, iperpiani e così via e le due più, più usate sono la Logistic Regression, che ha basi probabilistici, e la Support Vector Machine, che si basa sulla hinge Loss e sulla separazione utilizzando il margine. Cioè, c'è un margine salvo, in qualche modo, dove non devono di separazione garantito fra una classe e l'altra. Separazione garantita se uso solamente il termine di ing, se metto il termine di regolarizzazione, permetto a qualche campione di entrare nella, nel margine. Ok. Abbiamo visto come scegliere uno o un'altra. E abbiamo visto anche che ci sono due tipi di passaggi fra la classificazione binaria e quella in multiclasse: tipicamente la one versus one e la one versus rest, e la one versus rest è la più usata. A questo punto chiudiamo questo argomentino Vedendo l'ultima cosa, dopo che abbiamo addestrato, ad esempio, Logistic Recreation o support versus classification tutte e due lineari, sull'iris-dataset, possiamo vederne i coefficienti. Ok? Perché sono 12? Sono 12 perché abbiamo 4 feature, ogni feature è moltiplicata per un peso, e abbiamo 3 classi di destinazione. Quindi questa è in qualche modo ci darà la probabilità di essere setosa, quest'altra riga la probabilità di essere versicolo, la terza riga la probabilità di essere virginica. Qui in questo grafico vediamo questi coefficienti standardizzati, okay? quindi centrati a 0, ovvero sottrago ai quattro coefficienti il valore medio. Divido per la varianza e ottengo queste grandezze. Queste grandezze, queste barre, mi permettono, una mm, riprova del fatto che i metodi lineari sono facilmente interpretabili. Okay? Queste barre ci dicono chiaramente che avere petali, ok lunghezza larghezza del petalo o lunghezza del petalo basso diminuisce la probabilità che questo sia setosa che la classe scelta la classe finale di classificazione di un certo fiore sia setosa mentre aumenta la, eh, la grandezza la lunghezza la larghezza perdon, del sepalo ok e così via. Ad esempio, avere eh, petalo molto largo e petalo molto lungo fa tirare la previsione per essere virginica. Averli molto lunghi fa tirare la previsione ad essere setosa. Avere questo arabesco in qualche modo eh, di, di scelte ci fa tirare la previsione ad essere versicolor. Ok? ovvero un versicolor deve avere grande larghezza del petalo, grande lunghezza del, sep del sepalo, ma soprattutto deve essere piccolo la larghezza del sepalo, perché grande larghezza del sepalo diminuisce la probabilità che sia versicolor. Okay? Questo è un grafico molto, molto importante, perché se dovete spiegare cosa, perché il, il vostro modello vi dà certi risultati, questo è essenziale. Okay. Vedremo altre tecniche semplificate in un'altra lezione. Considerazioni computazionali del modello. Eh, come vi ho già detto, svc e o verso o, linea svc e o verso r, quindi questo è più veloce. Non usate questo, usa questo. Non lo faremo nel corso, ma ci sono altri metodi lineari, tipo lasso e lasso lasso, che sono più veloci di lasso, ok? Se ha pochi campioni non ho problemi, cioè queste sono considerazioni se devo far girare il mio modello in tempo uh, reale, sostanzialmente, molto velocemente. Più campioni sto considerando, più lento gira il modello, più lentamente gira il modello. Già di base i modelli lineari sono i più veloci che possiate immaginare, quasi più veloci, no, in realtà dipende rispetto alle reti neurali, certo, eh, rispetto agli alberi di regressione, no, però eh, vedrete che sono anche, come vi ho già detto, sono anche fra i più usati, quelli classificamente più usati. Insomma, diciamo che queste sono tutte mh, considerazioni per rendere il vostro modello il più veloce possibile. Okay, poi la logistic regression adesso ha un risolutore che funziona molto velocemente anche per un grande numero di campioni. Ok, e adesso passiamo all'altro argomento. Cioè, l'altro argomento è completare le support vector machine. Quando usiamo l'algoritmo support vector machine, fino adesso sappiamo solo che ci permette. Di avere un decision boundary lineare con la engine loss. In realtà i support vector machines sono di più. Ci permettono di passare dai modelli lineari a modelli più potenti, i modelli non lineari. E I modelli lineari non sono abbastanza complessi nel senso che non sono, eh, non sono abbastanza espressivi per alcuni problemi che sono la gran parte dei problemi che sono diciamo più complessi, ok? E in realtà il vero grande problema che abbiamo visto già dalla necessità di aggiungere la regolarizzazione è che i modelli lineari sono sensibili agli outlier. Perché altrimenti molti modelli lineari li possiamo comunque usare con delle tecniche di linearizzazione tipo vi ricordate eh, vi ho fatto l'esempio la settimana scorsa faccio il logaritmo di alcuni campioni del target per renderlo più normale ok però nonostante questa operazione cioè questa operazione è resa necessaria proprio dal fatto che i modelli lineari si aspettano il target normale ok Eppure i modelli lineari hanno il vantaggio che la loro loss è convessa. C'è un modo per mantenere la convessità della, della loss? Sì, le support vector machine ci danno dei modelli, ci daranno fra un po' dei modelli non lineari mantenendo la convessità. Quindi sono facili da ottimizzare, facili da trovare i parametri. Ok in qualche modo il trucco che vedremo, che si chiama kernel, la tecnica del kernel, ci permette di generalizzare il concetto di feature engineering. In qualche modo cerca di inventarsi da sé le feature. Okay? Cerca. Allora, prima facciamo un richiamo. Ve ho detto che questa è la lezione forse complessa e più articolata eh, del corso. Vi invito a rivedervela un paio di volte e fatemi tutte le domande che volete giovedì prossimo. Allora, sappiamo richiamo di linear support vector machine. Sappiamo che la minimizzazione della loss delle support vector machine regolarizzate o non regolarizzate ci dà un predittore che è questo, che sostanzialmente ci dà il segno dell'oggetto che stiamo valutando rispetto al decision boundary che è questo. Ci dà il segno nel senso che questo decision boundary. No, oh, perdono. questo decision boundary è una retta. Qui sarà, da un lato ho oh, un, un iperpiano e così via, da qui ci sarà la zona positiva e la zona negativa, cioè eh, prevede in qualche modo la divisione dello spazio delle feature in due zone. Ok, C'è un modo per vedere questa cosa attraverso una teoria che si chiama teoria dell'ottimizzazione. Dicendo che una volta che abbiamo fatto i passaggi, okay, dalla minimizzazione della loss abbiamo ottenuto questa, scopriamo che i pesi che definiscono la nostra retta possono essere scritti come una combinazione lineare dei campioni che ho usato per l'apprendimento. Okay? In particolare. Se stiamo usando la support vector machine, è una combinazione lineare solamente di vettori di supporto. E okay? le alfa per cui in generale i va da 1 a n dove n sono tutti i campioni, okay? in realtà ci possiamo restringere ai soli vettori di supporto. Quindi i pesi sono una combinazione lineare dei vettori di supporto. Questo è il risultato della teoria. Ok. Allora andiamo a sostituire questa informazione nel, no, nel nostro modello, nel modello addestrato. Il nostro modello, una volta che ho fatto la sostituzione, diventa la somma di alfa I per il prodotto scalare tra i vettori di supporto e X. Ok, e in particolare la teoria ci dice che questi parametri alfa i sono più piccoli o al massimo uguali a c il coefficiente eh, di regolarizzazione ok quindi di nuovo a eh, c piccoli corrisponde alfa i piccoli quindi a c piccoli ci dà una forte regolarizzazione ok ma il concetto è questo noi possiamo scrivere il nostro modello che in generale avevamo pensato come una semplice retta, come una combinazione lineare, nel senso che alfa i per prodotti scalari, x i per x, x è il valore che vado a sostituire nel modello, quindi i prodotti scalari fra il nostro eh, vettore dell'edificio e, in questo caso, i vettori di supporto. Okay. A questo punto introduciamo quello che si chiama kernel trick. Qual è l'idea? Allora, spesso abbiamo fatto l'esempio di aggiungo alle mie feature per risolvere il mio problema delle feature ingegnerizzate da noi. Ok? Allora chiamiamo phi di x una feature ingegnerizzata da noi l'insieme delle feature che creiamo noi per esempio fare il logaritmo uh, del target può essere espresso come fi del target o comunque una qualsiasi operazione che viene fatta su ogni singola feature ok questa fi in generale si chiama rappresentazione ed è quello che ci permette di trasformare un modello lineare in un modello non lineare, basta che tramite la F creo delle feature non lineari, ad esempio fare il fit polinomiale, a questo punto, questo modello può essere enormemente grande, nel senso che F dentro può avere tutte le possibili trasformazioni delle nostre feature. Per semplificare tutto viene utilizzata una cosa chiamata kernel key, trick. Dato che phi(x) per t per phi(x) per J, insomma, di suo è un prodotto scalare, ok, fra due vettori. Questo è andate a vedere un po' di algebra lineare definito positivo simmetrico, possiamo dire che questa cosa qui ci induce appunto una cosa che si chiama kernel, che è una funzione di xi e xj, che è positiva e simmetrica, nel senso che se cambio i valori xi e xj non cambia, ed è positiva nel senso che se faccio xi per xi mi dà termini positivi, è un quadrato, ok? E viceversa, se ho una funzione che ha queste caratteristiche, allora mi esiste una sola fi, mi esiste una fi che mi porta da x allo spazio delle fi x, ok? In pratica vi sto dicendo che se ho una funzione, il kernel, ok? Che ha queste due proprietà, allora quello è stato creato da una certa φ, anche se io quella φ non la conosco, anche se quella φ potrebbe essere anche infinito dimensionale, però il fatto che ho una funzione k di x, i, x, j che è positiva e simmetrica, mi dice che esiste una qualche trasformazione non lineare di φ che me la definisce. Okay? anche se per calcolare Φ di x dovrei fare infiniti passaggi ed è questo il, il trucco nel senso che queste fi potrebbero essere a priori infinitamente lunghe quindi dovrei fare infiniti passaggi mentre k magari è semplice da calcolare anzi queste le devo calcolare solamente su tutte le possibili coppie i j ok e quindi mi evito del tutto di, di passare per la FI non lavoro più con la mia rappresentazione fi ma eh, lavoro direttamente con il kernel K e questo si chiama kernel trick, okay? o almeno è alla base del kernel trick, esempi di kernel primo un kernel possibile, kernel lineare XT per X'. Per inciso sembra banale, ma questa eh, questa cosa xt, x, x' se x, o meglio, questa qua, dove sei? Questa qui. Ah, gli alfa i che mi rappresentano i w a partire dai vettori di supporto si chiamano coefficienti duali. Ok? Una terminologia molto matematica. Ok? E l'ottimizzazione passando utilizzando questo trucchetto si chiama ottimizzazione duale. Ci sono eh, diverse tecniche per minimizzare una funzione, posso appunto, utilizzare questo approccio e fare l'ottimizzazione sul suo duale. Okay? Non è importante, cioè, se fate analisi numerica, questo concetto. Vi è noto, però non è assolutamente importante saperlo al nostro livello per machine learning, anche perché sono conoscenze come queste sulle support vector machine che cominciano a essere sinceramente desuete, ok? Però sono importanti dal punto di vista teorico per capire che cosa stiamo facendo, come funziona, anche perché support vector machine sono molto efficienti con pochi samples. Okay, poi per un altro motivo che vedremo fra un po'. Comunque, il trucco di dire che i nostri pesi li posso scrivere come combinazione lineare dei vettori di supporto si chiama ottimizzazione duale. Okay? E il trucco di dire che invece di conoscere la nostra rappresentazione del, delle statue di feature della trasformazione della X in un altro spazio, eccetera, mi basta sapere il kernel e alla base del kernel trick. È il kernel trick. Ok, questi sono i due concetti da tenere a mente: esempi di che? Perché ho cacciato sta cosa? <ride> perché quando vedo X trasposto X' okay, è il prodotto scalare fra X trasposto X'. Ma questo stesso approccio in realtà adesso è rientrato nelle reti neurali in modo abbastanza subdolo, dicendo che in qualche modo l'input della rete neurale, scusate la digressione, ma fatemi andare un po' a braccio anche per allentare un po' la tensione, l'input della rete neurale lo devo andare a vedere in una zona, in questo caso in I, I trasposto, ok? Okay. Quindi vado a vedere l'input in quella zona, l'input in quell'altra zona, l'input in quell'altra zona. Cioè, le reti neurali che vedremo dopo sono in qualche modo generali, eccetera. Da un paio d'anni, in realtà da tre anni, sono diventate molto in voga, e eh, sostanzialmente di riferimento un tipo di reti neurale che puntano la loro attenzione, infatti si chiamano proprio attention mechanism, ad alcune zone. Dello spazio dei parametri e tutto parte da un meccanismo che è molto simile al kernel lineare. Ok? Ma in generale, ai kernel, alla, alla tecnica del kernel. Comunque, il kernel basta che sia positivo e simmetrico. Ok? Benissimo. Allora, il kernel lineare lo è questo kernel. Se faccio il prodotto scalare, gli sommo una costante tipicamente 1 e l'elevo alla decima potenza tipo g al cubo, ho fatto un, un kernel polinomiale. Il kernel rbf sta per radial, eh, vabbè, basis function, funzione base radiale, semplicemente una campana, un esponenziale, la nostra funzione normale, basato sulla differenza, quindi in qualche modo la distanza. La X è il mio vettore di, eh, di riferimento, okay? è il mio eh, vettore di supporto, perché stiamo sempre considerando i vettori di supporto. Poi possiamo avere kernel sì, a forma di sigmoide, kernel come somma di minimi, ma li possiamo creare a partire da altri kernel, perché la somma di due kernel è un kernel. Il prodotto di due kernel è un kernel un kernel per una costante è un kernel quindi possiamo creare kernel rapiditari detto questo se ne usa uno solo si usa quello più usato è lui il kernel rbf ok quindi in termini molto pratici si usa solo quello motivo lo vedremo fra un attimo e prima di vedere questo facciamo un esempio col kernel polinomiale per capire la potenza dei kernel. Okay? Supponiamo di avere il kernel polinomiale x trasposto x' più c alla d. Okay? Supponiamo che sia quadratico. Facciamo vedere la differenza fra... L'ottimizzazione primale e duale, cioè l'ottimizzazione utilizzando le nostre feature scritte a mano, le nostre trasformazioni di feature, i nostri estrattori di feature scritti a mano, e la trasformazione utilizzando il kernel. Ad esempio, se io dalla mia feature x ne creo tre, x al quadrato, radici di 2, x e 1, sto sostanzialmente prendendo la mia feature di x e 1, che è il bias, vabbè, una feature costantemente uguale a 1, e sto creando una nuova x quadrato. Ok? Però se andate a vedere questi passaggi, questa feature che ho creato sostanzialmente è uguale a utilizzare il kernel xx' più 1 al quadrato. Ovvero, il mio kernel di secondo grado mi genera i polinomi di secondo grado. Non è esattamente la stessa cosa. Ma si avvicina: cioè, magari cambiano dei termini. Però la forma è la stessa. Abbiamo sempre le stesse combinazioni lineari da una parte e dall'altra. Quindi, invece di, di creare io a mano le feature, me le fa il kernel. Okay. se devo farlo io a mano che devo fare devo fare eh, n samples per n feature elevata alla d questi sono i termini che aggiungo io a mano e poi do impasto a un algoritmo di fit a un algoritmo di regressione lineare ad esempio mentre quando faccio il kernel, faccio gli n samples per n samples, faccio semplicemente il prodotto quadrato dei samples, il prodotto al quadrato dei samples. Okay? Questa è una differenza in velocità e questa è una, una differenza in semplicità. Nel caso del kernel polinomiale, okay, io scrivo solo il kernel e ho fatto l'elevamento al quadrato non devo andare esplicitamente a creare fi di x. Ok, devo fare solamente tutti i possibili x per x prime. Che però se ho tanti samples sono tanti, ok? Qui invece devo creare tante feature aggiuntive. Ok. Andiamo a farlo in codice, dopo tutta questa teoria il codice è veramente semplice. Allora Qual è eh, la cosa, se ho bisogno di feature polinomiali le devo aggiungere, per fortuna sai che learn c'è una funzione poly, polynomial polinomial features che crea le, le feature aggiuntive polinomiali, e quindi me le crea e fa x0, x1 a partire dalle feature x0, x1 mi aggiungi x0 x0x1x1 x1 quadrato 5 feature. Okay. Ne avevo 2 x x 1 e mi raggiungo i termini quadrati. Lo fa in modo automatico, però eh, potenzialmente ne ho una quantità abnorme da aggiungere. Ok, fatta questa cosa, posso. Vabbè, adesso qui il codice non è segnato. Posso utilizzare il kernel oppure utilizzare queste feature per fare la classificazione lineare con la support vector machine lineare. Vedete che la forma dei decision boundary del decision boundary è molto simile. Da notare, qua ho dovuto per forza utilizzare termini quadratici perché vedete che mh, le classi blu e arancione sono la blu è all'esterno e l'arancione all'interno non posso con una decision boundary lineare separare tutto da una parte il blu e tutto da una parte l'arancione quindi devo per forza usare qualcosa che sia non lineare e utilizzare polinomi secondo grado risolve la situazione ok? Save the day ok? La forma di questi decision boundary è molto simile perché sostanzialmente sto facendo la stessa cosa qui col kernel qui con queste altre feature che ho creato e non è esattamente la stessa semplicemente perché questa espansione non è esattamente la stessa che create solamente x al quadrato ok qua ho aggiunto un termine lineare eh? cioè in realtà la vera differenza è questo, ter questo fattore della radice di 2 davanti a x ok Adesso, dopo che ho fatto i due fit, li andiamo a interpretare. Andiamo a vedere che cosa vuol dire. Ho fatto, vado a chiedere i coefficienti del primo fit di questo con le feature e ottengo i coefficienti 0, 1, 3, 9, 0, 0 6, meno, che in realtà sono i coefficienti davanti alle feature che ho creato. Ok? E questa è l'interpretazione banale e chiara della, eh, dei coefficienti delle feature generate da me, okay, nel, modello, eh, nel modello lineare, linearizzato. Se invece vado a chiedere al modello i coefficienti del modello duale, ottengo questi. Questi che si riferiscono, ricordate sono i coefficienti davanti ad alcuni vettori di supporto che si riferiscono ai vettori di supporto 1, 26, 42 e 62, solamente quei 4 sample, e sostanzialmente sono coefficienti che moltiplicano il prodotto scalare fra quei sample e φ di x, fra quei sample trasformati con una certa φ che c'è ignota, perché noi non l'esprimiamo usando il kernel trick. Noi esprimiamo il kernel, φ non ci è nota. In questo caso particolare è questa. Però in generale non è, cioè in generale non la conosciamo. Ok? E questi coefficienti sono i coefficienti davanti a questi particolari prodotti scalari. Ok? E... Se usiamo il kernel in generale, vabbè, qui aggiunge un altro vettore di supporto con eh, questo kernel. Ah no, pardon, follia mia, qua ha fatto del, dello stes, della stessa linea support vector machine. Sia la rappresentazione con i coefficienti rispetto all'efficio, sia la rappresentazione rispetto ai suoi vettori di supporto. Ok? Perché io posso avere i coefficienti sia della rappresentazione lineare, primale, che della rappresentazione duale. Se invece utilizzo il kernel, posso avere solo la rappresentazione duale. Ok? In questo caso, noi abbiamo il kernel, eccolo qui, e questi i vettori di supporto rispetto a quel kernel e abbiamo i suoi coefficienti rispetto al kernel. Cioè diciamo che eh, possiamo ottenere direttamente i dati, però in qualche modo spiegare l'effetto dei vettori di supporto all'interno del kernel non è esattamente chiaro, cioè immaginate di doverlo spiegare a qualcuno che non sa nulla di machine learning o pochissimo di matematica, non è esattamente chiaro e interpretabile come in questo caso qui. Ok? Facendolo direttamente sui coefficienti delle feature in ingresso. Qui è vero che ci sono nelle feature che abbiamo creato noi x0, x01 eccetera le feature polinomiali ma in qualche modo possono essere interpretate nel senso che eh, tipicamente si chiamano interazioni del feature x0, x1 sono i prodotti ok sono quadrati, cioè sono facili da, da spiegare a qualcuno che sa poco al classico bambino di 5 anni considerazioni sui tempi Dato che utilizzare i kernel prevede la moltiplicazione di tutti i possibili samples fra di loro, il loro prodotto scalare. Vero che è semplice, concettualmente semplice, ma richiede molti calcoli. Okay? Molti calcoli e molto più tempo rispetto alle feature linearie. E allora la domanda è: perché utilizziamo i kernel? E utilizziamo i kernel perché qui le feature lineari me le sono potute scrivere, erano solamente dei polinomi. E in generale, le support vector machine attraverso i kernel mi specificano anche delle feature che io non so scrivere, delle trasformazioni che io non so fare. Molto più potente è una generalizzazione di quello che possiamo creare a mano noi attraverso. La creazione edificio. Ok? E poi vi aggiungo una nota, ok, una nota simpatica. L'articolo dell'anno scorso di Pedro Domingos. Però, molto spesso vi ho detto, adesso le reti neurali hanno superato in efficienza, velocità, accuratezza del supporto Vector Machine. Ok. Al 2015 support vector machine sono diventate abbastanza di nicchia perché questo? perché vedremo che le reti neurali, anche se support vector machine e reti neurali, mh, vabbè, sto saltando un pezzo il pezzo che sto saltando è. Ok, i kernel utilizzati dalle support vector machine mi permettono di creare delle trasformazioni di feature, dei statori di feature che io non riesco a immaginare? Ok, ma bastano per coprire qualsiasi situazione? Sì, bastano perché vi ho detto che le, i kernel più usati sono le R RBF. Le RBF sono universali, cioè ci sono dei teoremi che dicono che una support vector machine utilizzando un RBF è un approssimatore universale, quindi riesce a affittare, perché sono dei veri fit, cioè a rappresentare qualsiasi funzione continua. Quindi può apprendere tutto e magari anche sovrapprendere tutto, può entrare così nel dettaglio da inventare dettagli immaginari quindi oversfittare fittare il rumore okay. e ritorniamo alla vecchia diatriba support vector machine o neural network ovviamente sono due mondi in qualche modo distinti con due fanzine separate e neural network adesso sono molto sono più di voga eh, prima le support vector machine erano considerate il non plus ultra uh, della teoria, mentre le reti neurali avevano problemi di convergenza che sono stati eh, risolti ampiamente, rendendole completamente più performanti. Ok, recentemente, però, dato che classicamente ci sono un botto di teoremi, tipo: ok, questa. Uh, uh, questo mod il modello è universale, allora lo posso scrivere come support vector machine. Non si era riusciti a fare per le reti neurali, c'è stato chi ha dimostrato l'anno scorso che qualsiasi rete neurale può essere approssimata con una support vector machine, così, e quindi in qualche modo, almeno teoricamente, la support vector machine torna alla ribalta. però la rete neurale dei pregi che il supporto vector machine non avrà mai. Tipicamente il supporto vector machine analizza localmente la rete neurale, può fare associazioni anche a distanza, una per tutti. E vediamo in pratica adesso, usiamola. Intanto il kernel utilizza prodotti scalari scalari e vuol dire che usa le distanze come il knn usava le distanze anche le support vector machine usano le distanze quindi risentono degli stessi problemi del knn ovvero le nostre feature in ingresso vanno normalizzate se no non funziona niente altra cosa è le il termine davanti al nostro, chiamiamolo kernel universale, questo, questa gamma qui deve essere scelta opportunamente, altrimenti non funziona nulla. Certo, potremmo fittarla noi, una gamma, e lo faremo, ok? Potremmo utilizzare cross-validation per sceglierla, però la libreria Scikit-Learn di suo ci dà una scelta più o meno intelligente iniziale di gamma. Intanto vediamo che fa questa gamma. Se gamma è grande, la il kernel RBF è molto piccato, se gamma è piccolo è molto largo. Molto largo vuol dire che prende campioni anche più distanti, molto piccato vuol dire che si che analizza solamente il vicinato di un determinato campione. Okay, sempre rispetto alle support vector machine. Adesso noi abbiamo visto, in pratica stiamo aggiungendo un nuovo iperparametro al nostro modello, prima c'era C, la famosa regolarizzazione, e adesso aggiungiamo gamma, l'ampiezza di queste funzioni, di questi kernel, di queste radial base, di queste Gaussiane. Okay ho detto che per c grande, ok, qui adesso ci arriva solo a 1, ok, qui abbiamo c0, 1, 1 e 1000, per c grande la funzione è poco regolarizzata e quindi segue qualsiasi punto, per c piccolo la funzione è molto regolarizzata e quindi fa le medie dei punti. Adesso abbiamo che per gamma, vediamo c intermedio per esempio, che per gamma piccolo andiamo a vedere facciamo uno smooth andiamo a vedere punti più lontani per gamma grandi punti più vicini quindi anche gamma è una forma di regolarizzazione al crescere di, al decrescere di gamma la funzione viene più regolarizzata più liscia al crescere di gamma invece considera più i singoli punti ok E adesso con queste basi teoriche facciamo, vi lascio per casa, il primo vero lavoro utilizzando il support vector machine. Se volete, fatelo anche con la logistic regression e vedete un po' i risultati, me li dite giovedì prossimo. Allora, il compito per casa è la classificazione del digit dataset. Cioè, se lanciate questo comando qui. E poi abbiamo finito, prom promesso importate questo dataset molto 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 comodo. Ok? Sono sostanzialmente le cifre molto rimpicciolite rispetto a un inst: sono semplicemente 8x8 in 16 gradizioni di grigio, e ognuna c'è il suo label. Questa presentazione di 0, 9, 7, eccetera, dato che sono 8x8 deficio in ingresso per queste immagini, considerando ogni pixel un numero diverso, sono 8x8 8, 64. Ok? Quindi X in ingresso in uh, la, il numero di colonne, il numero di feature è 64. La prima cosa che dobbiamo fare, come abbiamo detto, è molto sensibile il modello alla normalizzazione dei i parametri utilizziamo, dovremmo fare, vabbè, utilizziamo quello che abbiamo fatto nelle volte scorse utilizzando una pipeline, okay, che sostanzialmente fa semplicemente lo, stand, lo standard scaler, okay. otteniamo, otteniamo un punteggio di cross validation di 09771. Qui lo score è di accuratezza, ovvero la quantità, le quantità di, di, let, di numeri indovinati rispetto a quelli presentati al, al, nostro, al nostro modello. E in cross validation, quindi, viene fatta una stima fatta in automatico sul nostro insieme e set di train. E quindi otteniamo 0,977. Invece il nostro RBF prevede due default per gamma, scale e auto. Fortunatamente il default è scale che fa 0,987. Semplicemente il parametrino iniziale viene diviso sia per il numero di feature che per la varianza della singola feature. Questo perché... Mm, allora, fatemi vedere, vi faccio vedere la... L'espressione, ok, quando io faccio x meno gamma x meno x primo al quadrato questa semplicemente è la somma in realtà non dovrebbe essere però è implementata come la somma di x meno x primo componente per componente ok quindi se ho 100 fisio, questo viene aumentato diviso 100 e quindi gamma deve essere diviso diviso 100 per rendere l'espressione invariante sul numero delle feature. Okay? Non esiste il numero gamma predefinito a priori, è un numero che dipende dal problema. In più, il fatto che eh, ci sono problemi con più feature e meno feature farebbe cambiare radicalmente la il numero di gamma. Ora, dato che questa quantità dovrebbe eh, diminuire alla, diminu lo, la diminuiamo all'aumentare eh, delle feature in modo che si semplifica la quantità di queste feature. Allo stesso modo, dato che ognuna rappresenta la varianza lo scatto quadratico medio, dividiamo pure per la varianza per rendere questo fattore in qualche modo in, nel suo complesso invariante a seconda della varianza delle feature e il fattore gamma e il, del numero di feature e della loro varianza fatto questo otteniamo questo valore 0.987 di accuratezza che non è assolutamente male mentre nel caso auto altro default che si può impostare non era diviso per la varianza ma solo per il numero di feature vedete che Basta cambiare di un po' il valore del parametro gamma e l'efficienza del nostro modello cambia drasticamente. Il kernel qui non è scritto cosa anche kernel utilizza, vabbè, fa niente. Vabbè, sì, sciocco. Dato che stiamo parlando di gamma, usa sicuramente l'RBF. Domanda perché eh, lo scaling fatto a mano è, è peggiore rispetto allo scale eh, fatto a macchina, cioè preimpostato? Perché lo scale preimpostato è uguale per tutti i pixel, mentre lo scale fatto a mano considera ogni pixel diverso da tutti gli altri. Quindi aggiungere il rumore, invece essendo per natura, queste sono 16 direzioni di grigio, numeri da 0 a 15, da 0 a 16, ok? Essendo fatto così per natura, eh, lo scaling globale, scegliendo sempre in qualche modo lo stesso gamma, è in questo caso, in questo particolare caso, questo è un dataset molto particolare, è più efficiente. Tutto questo per parlare della normalizzazione, sostanzialmente, del nostro dataset, che è un'operazione importantissima. Però, chi ci vieta di scegliere il valore gamma utilizzando la cross-validation, e già che ci siamo anche C, che è l'altro iperparametro del modello? Nessuno, e lo facciamo. Facciamo un grid search, scegliamo la C, da 001 a 100 a passo 10 e la gamma da 001 a 100 sempre a passo 10 però diviso per il numero di Ok. per normalizzarla, almeno questo facciamo la ricerca e abbiamo l'itmap sull'insieme di test e l'itmap sull'insieme di train Notate che dal colore intanto il numero parte da 01. Ah, questa cosa ve la devo spiegare. Vabbè, comunque, ora vi dico subito. Però arriva a 1, ok? Sia sul training di accuratezza che su quello di test. Per, uh, in realtà questo non lo dovremmo vedere. Dovremmo vedere solo questo in fase di addestramento e scelta dell'iperparametro. Abbiamo diversi candidati possibili, ne scegliamo uno, e per quello andiamo a vedere il valore di test. Eh, ok, 100%, fantastico. La nostra support vector machine è riuscita a classificare perfettamente il nostro dataset. Discorso sul valore 0,1, eh, perché sostanzialmente l'output del nostro modello è la probabilità, una certa classe, giusto? La probabilità che azzecco la classe giusta è il 100%. Le classi delle, dei numeri sono 10, le cifre sono da 0 a 9. Se il mio modello va del tutto a caso, la probabilità di azzeccare un numero è 1 su 10. Quindi la probabilità minima, l'output minimo che posso ottenere, l'accuratezza minima che posso ottenere non è zero, è un numero di centri andati a segno per puro caso, quindi 1 su 10. Okay? Quindi da qui vediamo intanto che abbiamo una baseline negativa. Nel, cioè una massima di intercertezza è lo 0,10 seconda cosa il modello è molto sensibile alla scelta degli iperparametri C e gamma okay? nel senso che questi, una scelta fatta male ci dà un modello del tutto inutile e terzo la forma di queste macchie che curva e così via ci fa vedere come c e gamma fra di loro interagiscono. Cioè, non abbiamo una linea ben definita, abbiamo tipo un cerchio, no? Per alcuni valori di gamma e alcuni particolari valori di C abbiamo eh, la zona ottimale. Non per alcuni valori di gamma, indipendentemente da C, per dire. Ok? Quindi c'è una forte interazione fra la regolarizzazione portata da C e la regolarizzazione portata da gamma. E qui è tutto. Aspetto i classici due minuti per le domande e risponderò al volo. È stata una lezione abbastanza densa, rivedetevela un paio di volte la settimana prossima. Risponderò a tutte le domande che volete. E aspetto un altro po', dopo, e dopodiché fatemi vedere se posso autorispondermi a una domanda. Sì, vedete per la settimana prossima, oltre a farmi domande su tutto quello che abbiamo visto fino adesso, a vostra scelta o anche curiosità, quello che volete, provate a implementare, come vi ho detto, come homework la classificazione del digit dataset. Ovviamente rispetto a dataset più blasonati, questo è un dataset molto piccolo, però se vi volete avventurare provate a implementare e importare un da il dataset NIST. questo chiamiamolo Little Inst, ok, e importate questo dataset che è ha sempre cifre, però è cifre con risoluzione un pochino più alta, e provate a vedere il risultato in classificazione della support vector machine lineare con kernel RBF e della logistic regression. Ah, grazie Alessandro per le considerazioni storiche fra support vector classification e artificial neural network sì. diciamo che un vantaggio cioè, eh, le support vector machine non hanno un apprendimento rispetto alle artificial neural network non hanno un apprendimento gerarchico vedremo che le neural network apprendono a strati ok quello appreso nel primo strato viene generalizzato dal secondo le, con l'avvento, il ritorno delle artificial neural network è iniziato un nuovo capitolo del machine learning che è il deep learning adesso abbiamo visto che il lavoro del data scientist a parte di pulire il dataset scegliere il modello scalare le feature e sostanzialmente creare delle feature lui, adesso abbiamo scoperto che ci sono degli strumenti chiamati supporto vector machine che creano le feature in famiglie. Okay? Io non posso poi creare, mentre posso creare feature polinomiali, non posso creare feature RBF. Cioè, quelle feature le posso anche creare, però in numero limitato, mentre l'RBF è in qualche modo le le auto trova dove centrarle ok quindi in qualche modo generalizza la creazione di le reti neurali invece creano anche le celle RBF cioè in qualche modo se converge il loro addestramento perché mentre l'addestramento delle support vector machine prevede un'ottimizzazione convessa e quindi trovo facilmente i parametri l'ottimizzazione di una rete neurale non è banale e potrebbe anche non funzionare anche se quelle più recenti funzionano quasi sempre ok nell'addestramento ma una volta fatto che cosa ha creato il modello la rete lo vedremo nelle lezioni prossime ha creato anche i suoi stessi estrattori di feature. Che è qualcosa di notevole, ok. Adesso vi saluto. A giovedì prossimo.